Buongiorno, siamo qua in compagnia con il maestro Davide Carpanese che da anni insegna a Saronno. Buongiorno maestro. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Come si è avvicinato alle MMA? Ma fin da quando ero giovane, praticante arti marziali, ho praticato sempre stili di combattimento ed ero alla ricerca di uno stile particolare di combattimento. E grazie alla mentalità dei miei maestri ho provato a sperimentare nuovi metodi. Le MMA sono dentro nella mia vita da un po' di anni perché ho avuto la fortuna di comunque incontrare Mario Rama, il quale colgo l'occasione di salutarlo perché si sta preparando per i mondiali di Thai Box che si svolgeranno a ottobre. E invece le arti marziali, la sua passione quando è che è nata e da quanto le pratica? Le pratico dal 1988, quindi fin dall'inizio andavo in ricerca di un'arte marziale che si vedeva nei film di stile col maestro famoso Bruce Lee, ma all'epoca non era in giro il suo metodo, il suo sistema. E quindi andavo alla ricerca e ho trovato il Kung Fu stile Tien Su, e sotto la visione del maestro Gemma Sabino e del caposcuola Fernando Tronolone mi sono innamorato di queste arti e sto andando avanti a insegnare e praticare. E si sente sempre parlare dell'MMA come avvenimento sportivo. Ritiene che può essere un efficace metodo di difesa personale? Può capitare di trovarsi in determinate situazioni? Sì, assolutamente sì, è un buon metodo di difesa personale perché comunque chiude tutte le distanze, dalla distanza lunga alla distanza media e quella corta, a tutti i tipi di colpi, tutti i tipi di proiezioni, tutti i tipi di leve reticolari. È per questo che è nato il Double Stage, che ci sono due sistemi oggi, vedremo, l'MMA e il Krav Maga. Ho la fortuna di presentare Stefano Maiocchi, rappresentante del Krav Maga. Grazie, buongiorno a tutti. E passiamo a lei con alcune domande. Sorge la curiosità di sapere cos'è il Krav Maga e come è approdato, diciamo, a questo sistema di combattimento. Allora, buongiorno a tutti di nuovo. Il Krav Maga è il sistema ufficiale di difesa personale dell'esercito israeliano. È nato appunto in Israele alla fine degli anni, tra gli anni 40 e gli anni 50, e il Krav Maga è l'essenza della difesa personale. È un sistema che non bada molto a coreografie o quant'altro, ma nella sua peculiarità la semplicità. La semplicità perché questo sistema è nato per essere utilizzato appunto in condizioni di estrema necessità, e quindi dalla semplicità noi riusciamo a trovare l'efficacia. Io mi sono avvicinato a questa disciplina sia per motivi di lavoro sia per motivi di passione. Io ho iniziato la pratica delle arti marziali nel 76 con il judo, e da lì ho fatto un percorso cercando poi di conoscere, come amante di tutte quelle che sono le arti marziali, gli sport da combattimento, praticando diverse discipline. Fino a quando mi sono poi imbattuto in alcune persone, in alcuni viaggi all'estero, che praticavano appunto questa disciplina, e da lì ho cominciato a praticarla anch'io insieme a tutto il resto che ancora oggi facciamo. Quindi il Krav Maga si può considerare un'arte marziale molto efficace da un punto di vista di difesa? E se sì, le peculiarità quali sono per renderlo appunto efficace? Allora, diciamo che in Israele si viene chiamata l'arte marziale israeliana, però in generale loro non amano chiamarla arte marziale perché non è considerata né un'arte marziale né uno sport da combattimento, perché essendo una cosa che viene utilizzata in ambito stradale, diciamo, va a colpire tutti quelli che sono punti vitali. Di conseguenza è un qualcosa che non ha una regola, e quindi non vengono rispettate determinate filosofie o determinati sistemi o schemi. Questa disciplina serve per andare a casa salvi, con il minor danno per noi e il danno commisurato all'aggressione per l'aggressore. Quindi quello su cui lavora molto, quindi un po' la differenza
che ha questo sistema rispetto ad altri è che comunque ha attinto ovviamente per quelle che sono le tecniche da sport da combattimento, judo, lotta e quant'altro, però le ha rese utilizzabili in una situazione di reale pericolo. Quindi la vera cosa importante è il beneficio che se ne ha a livello anche mentale, dove c'è la capacità di gestire una situazione, dove c'è la capacità di gestire il mutamento neurofisiologico che interviene durante l'attivazione da paura. Ok, va bene, grazie. E un'ultima domanda, volevo sapere, il sodalizio col maestro Carpanese quando è che è nato? Allora, io ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere Davide a giugno di quest'anno, quando ha organizzato con il maestro Mario Rama l'Hall of Master qui a Saronno. Utilizzando, come ho già anche detto in precedenza, utilizzando una sua frase che bene, prima o poi le strade buone si incontrano, c'è stato un feeling immediato che va al di là di quelle che sono le qualifiche, le capacità. Diciamo che lui ha quelle che sono per me le caratteristiche importanti che deve avere una persona che sta in questo mondo. Quindi ha l'umiltà per poter insegnare e interfacciarsi con altri, ha capacità e doti umane, ha cuore, dopodiché ha tutta la parte tecnica, che però io considero secondaria non perché è meno importante, ma ritengo che sia più importante la prima per costruire un sodalizio che è principalmente un'amicizia, è una condivisione di obiettivi, ma parte sempre dall'amicizia, dal rispetto, perché noi abbiamo intenzione di fare un cammino che va avanti oltre questo, diciamo, questa prima manifestazione che abbiamo organizzato insieme, ma è un qualcosa che noi stiamo portando avanti e che ci lega anche al di fuori dell'ambito della palestra o comunque dell'attività. Grazie.